L'idea è nata da una mia necessità. Avevo appena comprato casa, avevo un angolo vuoto e ho detto, qui cosa ci metto? Un giorno, andando a trovare questo mio amico che ha un'officina, aveva un qualche barile accantonati, pronti da buttare in discarica, e mi si è accesa la lampadina. Ho cominciato a sbatterci la testa contro, a fare i primi tagli. L'ho, diciamo, un po' improvvisato, pezzo dopo pezzo, è venuto fuori un prodotto finito soddisfacente per me. Doveva rendere conto solo a me, e a me alla fine il prodotto finito è piaciuto. Tutti lo notavano, chi diceva sì, bello, chi diceva assolutamente ne vorrei uno perché anche in casa mia starebbe benissimo. Un ragazzo che doveva inaugurare il suo nuovo negozio di riparazione e restauro biciclette, e lui mi fa, se me ne fai uno o se riesci anche due, li utilizziamo come arredo per il negozio. Dopo aver fatto il mio, ogni barile nuovo che facevo aggiungevo sempre delle migliorie per far sì che l'oggetto finale fosse, diciamo, un oggetto completo. Credo di aver raggiunto un buon standard come base. Giro per officine, quindi ho qualche officina che me ne tiene da parte, sanno che me li devono trattare bene, ovviamente se me li propongono con dei bozzi o delle sbocciature non glieli prendo, li pulisco, dopo aver tagliato lo sportello passo a quello che è all'interno, la base, il ripiano centrale, mi faccio tutte le mie maschere, poi do un fondo per uniformare il tutto e poi passo alla verniciatura. A me è sempre piaciuto il lavoro manuale, non dico che mi rilasso nel tagliare col disco della lamiera, mi isolo dal resto, mi concentro in quello e mi passa poi la soddisfazione più grande quando tolgo l'ultimo pezzo di scotch dopo la verniciatura e tutto, che lo vedo finito, è un bel vedere, dai. Se io ho una necessità, come in questo caso, ho le capacità, ho le conoscenze magari per farlo, piuttosto che andarlo a comprare già preconfezionato, provo prima a farlo io. Se io posso fare una cosa, anche magari non perfetta, non precisa, anche un po' storta, se vogliamo dire, però è farina del mio sacco, ci ho speso impegno, tempo, passione, c'è più soddisfazione anche a mostrarla a qualcuno. Thank you. In inglese innanzitutto barile, fusto, si può chiamare anche tank. Stiamo parlando di riciclo, no? Perché comunque è una cosa destinata a una discarica o comunque ad essere dispersa. È come se il barile ti ringraziasse per dire grazie per avermi dato una nuova vita, no? Quindi thank you, la vedo un po' così, oppure qualcuno che dice grazie per aver riciclato, cioè è un messaggio che passa se uno ci va molto a fondo, se uno si ferma lì è solo un nome figo, però c'è anche questo messaggio tipo grazie per aver riciclato questa tanica e averla riportata a una nuova vita, a avergli dato una destinazione nuova, un nuovo utilizzo.